Appuntamento con l'approfondimento anche questa sera. Parliamo dell'anno accademico appena concluso della scuola di formazione Galdus. L'abbiamo sentita durante l'anno con le sue tantissime iniziative. Martedì 25 giugno c'è stata la cerimonia di consegna dei diplomi dei corsi di ristorazione e sala bar. Questa sera nostro ospite è il presidente di Galdus, Diego Montrone. Buonasera e bentrovato. E buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Come prima domanda le chiedo, com'è andata la cerimonia di consegna dei diplomi? Sempre una grande festa, perché è un momento dove gli sforzi, l'impegno, la dedizione di tanti ragazzi ha un momento, diciamo, conclusivo di festa. Quindi sono, per chi 3 anni, per chi 4 perché magari ha preso il diploma professionale, un momento di conclusione di questo periodo e di rilancio per il futuro professionale che tutti hanno oramai in qualche modo conquistato e per il quale sta iniziando. Ma durante questa occasione c'è stata anche la presentazione del nuovo romanzo di Luigi Ballerini, Un sogno sull'oceano, che racconta la storia della brigata di cucina più prestigiosa e sventurata della storia della ristorazione. Cito una frase in particolare: aver lavorato sul Titanic deve diventare una garanzia e un titolo di onore. Come mai la presentazione di questo libro? Beh, intanto ai nostri ragazzi noi cerchiamo di dare quella base culturale generale, che non deve essere solamente un saper fare una professione, ma un saper cogliere gli aspetti culturali e del bello che ci circonda, un qualche elemento che ci fa alzare lo sguardo e ricondurlo tutto sommato alla piacevolezza della vita proprio tutta tonda. Quindi avere quella capacità di apprezzare questi aspetti lo trasforma inevitabilmente in un lavoratore più attento ai particolari, più attento anche alla sua professione, quindi più capace e più bravo. Quindi ha a che fare per la professione. E questo libro ci aveva colpito, quindi l'abbiamo tenuto per gli effetti finali della giornata della consegna del diploma, perché narra di una brigata di cucina curata da un famoso chef che aveva veramente curato nei particolari questa presenza sul Titanic. E soprattutto aveva individuato in una brigata di giovani provenienti un po' da tutta Italia, soprattutto dal nord, che con questa esperienza avrebbero, ahimè, finita male, avrebbero però costruito quella loro professionalità a quale lui guardava e teneva in un modo incredibile. Infatti anche i giovanissimi diplomati, neodiplomati di Galdus sono in partenza. Ambasciatori del Made in Italy all'estero stanno partendo, sono partiti. Sono partiti, alcuni per delle mete molto vicine, magari il ristoratore, il ristorante, l'hotel, più vicino a casa, a Milano, in Lombardia, in Italia. Ma alcuni di loro, proprio perché la nostra tradizione e la nostra conoscenza, la nostra ricchezza nel mondo del settore dell'alimento, li ha portati a partire per mete più lontane. Alcuni ragazzi, alcune decine, partiranno per New York tra poco, sono 24, faranno questa esperienza, che poi non è esperienza, è un lavoro vero e proprio. Altri sono già in altre mete europee, chi a Berlino, chi a Marburg, in Saragozza, insomma, sono tutti ragazzi direi giovanissimi, poco più che maggiorenni, che hanno finito questo percorso e vogliono veramente abbracciare la loro professione, che in alcuni casi li sta portando a scoprire delle mete, dei posti anche molto prestigiosi. A monte c'è una riconoscenza, oserei dire planetaria, se posso usare questo termine, della qualità dei nostri giovani e della qualità che noi esprimiamo in alcuni settori. Quella alimentare sicuramente è importante, quella del design sicuramente altrettanto importante, e ci viene assolutamente riconosciuto. Tanto dei nostri ragazzi, noi come ente abbiamo più richieste che non giovani disposti a farle queste esperienze o a iniziare a lavorare all'estero. Auguriamo quindi un buon lavoro ai giovanissimi di Galdus. Io ringrazio il presidente Galdus, Diego Montrone, per essere stato con noi questa sera. Grazie molto a tutti voi.